Decima giornata di andata, quando ospiti delle ragazze Amaranto abbiamo l'Embol Erice. E ci siamo, buongiorno. Le squadre si stanno scambiando i saluti come duopo. Anche in panchina succede la stessa cosa con il tavolo Cassano Magnago versus Erice. Erice, sì, AC Lifestyle Erice. L'ho detto adesso, non glielo più. Basta, adesso è a posto. Ho fatto fatica. Allora, intanto salutiamo ovviamente tutta la crew, come dice sempre Luca, alla telecamera. Adesso in realtà allora, non abbiamo abbiamo del turno perché abbiamo proprio il parte Davide Bianchi ufficiale. Poi dovrebbe arrivare, esatto, sulla nostra mitica Paola Romeo, esatto, e poi aspettiamo un impegno personale, ma dovrebbe arrivare il buon Davide Milan. Salutiamo poi Monica Battaglia alla console, Davide Bianchi che è tornato ai tastini, quindi alla regia, e poi qua a fianco a me il mitico Cristiano Baggion e l'insuperabile Luca Basile. Bene, direi che ci siamo. Intanto in campo stanno come sempre urlando le squadre, l'urlo di battaglia delle squadre. Scambio di 5 tra i vari giocatori, dirigenti, arbitri, insomma siamo quasi pronti per cominciare. Allora andiamo subito a ringraziare la coppia arbitrale che oggi è formata da Roberto Zancanella e Daniele Testa, questi due direttori di gara. E poi andiamo velocemente a leggervi il roster, cominciando dagli ospiti, quindi Embol Erice con numero 5, una vecchia conoscenza di Cassano, vale a dire Sabina Colombo, con numero 8 Judica Brunella, con numero 9 Antonella Coppola, con numero 14 altra ragazza che ha giocato da noi Cozzi Melina, con 14 Gorbassoia Polina, con numero 22 Berkic Magdalena, con numero 23 Benincasa Lorena, con numero 28 Giulia Losio. E poi con numero 28 Alexandra Ravaz, con numero 30 Irina Podariu, con numero 33 Chiara Priolo, con numero 44 Elena Felette, con numero 78 Satta Domenica. Mi dai assistenza? Leggi tu le ragazze del Cassano che intanto do il link a Monica. Assolutamente sì, intanto con numero 5 Ferrazzi Sofia, Montoli con numero 10 Jovovic, con numero 13 17 Cobianchi, 19 Gozzi, 21 Piatti, 27 Laita, 35 Broggi, 38 Macchi, 46 Ponti, 50 Geller, 64 Visentin, 89 Milan, 92 Bertolino, 95 Milan. In panchina l'allenatore Onelli Salvatore e Milica. Ah sì, mi siamo dimenticato, chiedo perdono. L'allenatore dell'Erice, vale dire Fernando Gutierrez Gonzales, coadiuvato dalla mitica Marina Pellegatta. Intanto abbiamo la prima rete da parte del Cassano, pronti via, e Erice che si riversa immediatamente alla metà campo del Cassano, e bisogna vedere, io ero intento a leggere i nomi delle giocatrici, quindi non ho visto chi ha segnato, adesso cerchiamo Michela Cobianchi, Michela Cobianchi, pronti via. Bene, intanto è l'Erice che attacca, credo. Parata subito. Sì, esatto, parata di Nila. Può partire contropiede Cassano. Gloria viene fermata in fallo, dunque pronto per ripartire Cassano, che organizza la fase di gioco con Lisa Ponti al centro. Tanto fraseggio in corso tra centrale terzini del Cassano. Arriva Cobianchi, Ponti, Ferrazzi. Ancora Ponti, Ferrazzi ancora, si accentra Bianchi, riceve, prova a superare e va ancora Sornione, questo tiro non forte ma preciso all'angolino destro basso del portiere che nulla può. 2-0, parte bene Cassano. Sì, soprattutto doppietta di Michela Cobianchi in questi primi minuti. È una partenza interessante, minuto e 48 secondi, due reti per Cassano che ha trovato subito la via del gol. Grazie anche alla parata di Bertolino, sì, nell'azione precedente dell'Erice. Ah, ricordiamo, due azioni del Cassano, due gol, un'azione dell'Erice per il momento sventata proprio da Nila Bertolino. Chiama schema Colombo, che faseggia con Benincasa, poi risale Cozzi, scarico per l'opposta, però litiga un po' con la palla, riesce a trattenerla ma deve ricominciare da capo. Benincasa, uno contro uno su Montoli, scarico per Colombo che trova il Colombo varco e segna la prima rete per l'Erice. Sabina Colombo. Bella rete di Colombo che trova il varco e si infila con sicurezza, scaglia la palla nel 7 alla sinistra di Bertolino e segna la prima rete per l'Erice. 2-1 punteggio dopo 2 minuti e 36 secondi.
Cassano che attacca invece con Lisa Ponti, Cobianchi e Ferrazzi, tre terzini, poi pivot, eccola qua con la palla Gloria Montoli, arriva Ferrazzi in velocità, scarico, risale Gozzi dall'ala, ancora Cobianchi, uno contro uno, cerca la tripletta, traversa piena, però recupera palla Ponti, ancora Cobianchi, ispirata quest'oggi, palla a Milan dall'ala, ma non c'è spazio, deve risalire, lunga azione del Cassano. Ancora e va. Grande paratona. Parata di Magdalena Birkic. Paratona. Si è trovata tutta sola sui 6 metri Michela Cobianchi, ma intervento del secondo difensore siciliano di origine. E va, ovviamente. Bella l'azione trovata. Ancora una volta di Sabrina. Pronti via dalla parte Colombo. Opposta, risponde al 2-0 iniziale del Cassano, Sabrina Colombo, quindi doppietta di Cobianchi e poi doppietta di Sabrina Colombo. Possiamo dire 4 gol di giocatrici di Cassano, però ahimè, sì, subito pareggio da parte dell'Erice, quindi partita che si è riposizionata subito nel totale equilibrio. Adesso è Cassano che attacca. Erice che difende in 6-0 in questa prima fase con uscite a rubare palla, a dar fastidio alla circolazione del Cassano. Palla intercettata. Capito tutto. È un contropiede. Contropiede per Ravaz. La mancina alla destra che non si fa intimorire, ha controllato con un po' di difficoltà il pallone ma alla fine è riuscito a gestirlo. Si porta in vantaggio Erice dopo un 2-0, parziale di 3-0 per Erice nei due minuti successivi. Cassano che però non si fa demoralizzare, comunque è partita bene col giusto approccio. Cassano che viene da una bella vittoria con, anzi no, due belle vittorie, prima con Pontigna e poi in trasferta a Malo, quindi ottimo il trend che l'ha portata in sesta posizione. Erice che invece viene da un momento difficile, squadra costruita con forti ambizioni, però soprattutto un elevato numero di pareggi. Attenzione, ben 4 fino a questo giallo. Momento per la squadra siciliana che l'hanno relegata a pari punti insieme a Cassano. Poi prima pausa andremo anche a leggervi la classifica, tanto segnaliamo il cartellino giallo proprio per Ravaz, autrice della rete precedente. Lisa Ponti viene fermata, la Colombo 9 metri, si riprende ancora Cobianchi, Ponti, Ferrazzi, pasticcia con la palla e quindi nulla di fatto. Erice che scatta, ci ripensa però e organizza il gioco. Attenzione, contropiede, palla deviata ma con un colpo di reni, Nila riesce a gestirla, l'arbitro fa segno che non ha varcato. Sì, l'arbitro si era proprio posizionato per vedere bene se la palla dovesse mai varcare la soglia della porta, così non è avvenuto secondo il giudizio dell'arbitro e quindi rimane 2-3 il punteggio, Cassano che attacca, opportunità del pareggio, 5 minuti e 50 secondi del primo tempo. Cobianchi, Ferrazzi, Cobianchi ancora, cambio direzione, Ferrazzi che si trova sui 6 metri ma preferisce passare. Lungo attacco il Cassano, ancora Cobianchi. Sì, c'è questa azione da parte di Ferrazzi a preparare il gioco per Cobianchi, che è dotato di un bel cambio di direzione, quindi effettivamente al momento è stato molto efficace. Soprattutto Cozzi non gli ha ancora preso le misure, c'è anche il sole in faccia, vediamo Melina, quindi ha difficoltà a prendere misure alla nostra Michela. Vediamo se riesce a approfittarne ancora. Scarico per Giulia Milan. Oh! Si piega in eret, realizza. Tre pari. Stabilisce la parità. Oh, traversa. Peccato, il tiro era bellissimo. E poi Mila però ci Mila mette... tentativo di tap-in di Ravaz. Cobianchi ancora, si presenta sui 6 metri. Va a realizzare. Cobianchi on fire. Effettivamente cambio di direzione esplosivo, 4-3, ancora Cassano mette la testa avanti dopo 7 minuti di gioco, tanto Erice chiama l'azione pugno, vediamo di che si tratta. Bene in casa, si alterna con Colombo in posizione centrale, sono loro i due playmaker della squadra di Gonzales. Passaggio che era per il pivot, tentativo di servire Antonella Coppola, ma contropiede di Giulia Milan e va a realizzare con Milan.
alla sua seconda rete personale. Cassano che si riporta avanti, più due. Attenzione. Tenta l'allungo. C'è un blocco della telecamera. Si sarà staccato il cavo. Va bene, intanto vi raccontiamo che succede. È ripartito intanto l'immagine. Va un po' a scatti. No, va a scatti. A scatti, probabilmente ci sono problemi di cavo. Intanto è un tiro dai 7 metri. 7 metri. Sì, che ha guadagnato Erice. Gorpassova. Sì, ci siamo. Giusto per i 7 metri. E va. Numero 17 dell'Erice. 5 pari a questo punto. Anzi, 5 a 4, scusate. Era andato più 2 Cassano. Quindi quarta rete dell'Erici con questo tiro dei 7 metri. 8 minuti e 24 secondi. Cassano che attacca. Ponti. Bianchi Ponti. Tanto preparano l'azione. Sale Gozzi, si sposta Ponti. Va in posizione di terzino. Gozzi al centro. Uno contro uno, arriva Bianchi. Larga di nuovo il gioco da parte opposta. Tiro un po' centrale. Sì, facile preda non di era particolarmente perché impegnativo. Poi buona la difesa sul tentativo di contropiede, anche se è eccessivo l'intervento. Poi più di Cobianchi che si guadagna il cartellino giallo. Però doveva assolutamente fermare questa azione di contropiede. L'ha fatto con il male minore, quindi è riuscito a impedire di che venisse assegnato un tiro da 7 metri, soprattutto se l'è cavata con un giallo e non con 2 minuti, quindi direi ottimo lavoro difensivo di Michela sul capovolgimento di Ponte dopo la parata sul tiro di Ponti. Attacca Erice, viene in casa, sta recuperando Iudi, che poi la palla arriva la palla giusta, questa volta l'angolo di tiro era buono, può prendere la giusta elevazione e va a realizzare. 5 pari, nuovamente parità, ormai 10 minuti del primo tempo, capisce tutto però Cozzi. Ancora Cozzi si involla in contropiede e va, bel contropiede di Cozzi, ancora Erice mette la testa avanti, 6 a 5 per Erice. Tanto viene difesa bene Elisa Ponti, ritmo che sta aumentando, la fase di studio è durata veramente poco, le squadre stanno affrontando a viso aperto. Prova a dare ordine Elisa Ponti. Sempre il giro di palla con Cobianchi e Ferrazzi. Risale Cozzi, ma sembrava. Non c'è spazio. Fa finta. Ferrazzi prova da fuori, ma trova però ancora piede. Una volta. Berkic. L'ottimo portiere. Il tiro era anche interessante perché era proprio a fil di palo basso, ma si allunga col piede. Magdalena, Berkic e neutralizza. Erice che attacca per possibile più due. Si riposiziona i giocatrici. Iudica a destra, Colombo a sinistra. Tanto giro di palla in corso. Prova a generare bene in casa, incrocia. Doppio incrocio, Colombo da fuori, viene stoppone, murata. Stoppone. La palla finisce però in palo laterale. Rimane avanti Erice, però buona la difesa del Cassano, che ha letto le intenzioni di Colombo. Parte ancora Colombo per Cozzi, sull'uscita di Nila, pregevole pallonetto, preciso. Sì. Gran pallonetto. Attenzione perché Erice va avanti di due. Dopo vantaggio più due Cassano, capovolgimento di fronte, e ora è Erice avanti di due, Cassano che deve inseguire. Vediamo come si sviluppa questa azione. Tanto vediamo Gloria che lotta lì al centro in mezzo alla difesa dell'Erice. Sofia ci deve anche essere. Tanto un Gloria cambio. Si lamentava con l'arbitro, dice sono finita a terra, non da sola. Ferrazzi in una posizione non sua, viene disturbata all'ultimo da Cozzi. Diciamo probabilmente c'è un cambio attacco e difesa per Erice, perché vediamo in campo con numero 30 Podario che non vedevamo in attacco. Si riprende il gioco. Tanto arrivano indicazioni dal coach di Erice, la propria squadra. Passivo, bisogna arrivare alla conclusione entro i 6 passaggi. 2 se ne sono già andati. Direi 9 che metri. A questo punto bisogna accelerare ulteriormente. Vediamo se ci sarà una soluzione di tiro per preparano Ferrazzi. Preparano per Sofia. Ancora una finta, scarica ancora per Cobianchi. Vediamo se ha ancora passaggio a disposizione. Deve tirare. L'ultimo. Trova il jolly Sofia Ferrazzi. Situazione difficile, ma
ben risolta, direi. Giusto. Ben risolta. Primo gol anche per Sofia. Fa tutto da sola. Ed è proprio Judica che va con un tiro da fuori. Dopo una bella galoppata. Ancora più due per Erice. 6-8 quando ci avviamo quasi alla metà del primo tempo. Intanto entra Jovovic al posto di Sofia. Inizia turnover per Cassano. Dentro Jovovic, terzino sinistro. Cobianchi, Jovovic, sarà proprio uno contro uno. Incrocia con Cobianchi, Ponti, risale Gozzi. Buona guardia Judica, però non riesce a passare Ponti. Arriva la palla, bello Gloria. Bello per Gloria, ma... Difesona. Viene difesa proprio da Podario. Difesona. Finisce a terra Gloria. Sì. C'è un mismatch fisico. L'ha portata a spostare la giocatrice al Cassano. Ora Gloria dice, ma quasi vado tra primo e secondo. Vado a vedere se di là è meglio. Passivo, ma... deve arrivare a conclusione, lo fa Jovovic, ma tiro angolato, ma non potente. Tiro era angolato, ma non era, non era forte, quindi portiere attenzione di al contropiede dell'Erice. Bel passaggio a liberare l'ala. Sta iniziando a sviluppare seconda fase, dovuto intervenire Nila con un bel paratone su Ravaz, che era arrivata sola sui 6 metri. Poi anche Cassano spinge la seconda fase, ma copre bene in difesa Erice, quindi difesa schierata, c'è time out. Cassano Magnago. Sta vedendo Erice scappar via, quindi preferisce parlarci un attimo su mister Onelli. E noi magari andiamo a leggervi velocemente le partite di questa decima giornata, che vedono appunto Cassano Erice in campo alle 17.30, Ariosto Ferrara, Alibesso Espresso Mestrino e Yomi Salerno Guerriere Malo. Alle 19 Brixen su Tirol Casagrande Padana, 19.30 Leno Casa Rurale Pontinia e alle 20 chiudono questa decima giornata Cellini Padova e Mezzo Corona. Velocissimamente anche la classifica che vede Brixen 17 punti, Salerno e Mestrino 16, Pontinia Casagrande 10, Cassano e Erice 8, Cellini Padova 7, Ferrara e Leno 5, Mezzo Corona 4, Malo 2, quindi Cassano e Erice si giocano oggi il sesto posto in classifica. Chi vince lo conserva e chi perde va a accontentarsi di scalare al settimo o addirittura all'ottavo secondo i risultati del Cellini Padova. Ebbene, partita direi ancora in equilibrio, nonostante in questo momento ci sia Erice avanti di due lunghezze. È già successo anche a Cassano un paio di volte, quindi, e un paio di volte anche a Erice, dunque diciamo che per il momento un copione già visto. 13 minuti e 55 secondi del primo tempo, time out di Cassano, si riprende a giocare. Sì, partita per ora possiamo dire equilibrata, anche se l'Erice ovviamente ha questi due gol di vantaggio, però non ci sembra che una delle squadre abbia ancora dimostrato di essere nettamente più forte dell'altra, tanto da poter dire che la partita è già conclusa, ma anzi ci apprestiamo a viverla fino in fondo. Tanto ancora turnover per Onelli, dentro in campo posizione di centrale Giulia Laita. E vediamo anche Eva Broggi come pivot, quindi due uomini, proprio Eva Broggi, però. Non si intende con Cobianchi, palla in fallo laterale. Attenzione perché Erice ha la palla del più 3, sarebbe il massimo vantaggio. Comincia a diventare una palla pesante questo per le ragazze in amaranto. Arrivata Colombo fino sui 6 metri, poi disturbata sull'ultimo passaggio, si riprende con un 9 metri. Tanto chiama schema bene in casa. Per ora non vediamo invece cambi nel file dell'Erice, solo cambio attacco e difesa con Podario che probabilmente si alterna con Judica, se non ho visto male. Esce Laita. 5-1, difesa anche per tattica per il Cassano che è passata in 5-1, proprio con Giulia Laita in posizione centravanti, tentativo di scarico al pivot. Palla che arriva incredibilmente. L'esperienza di Antonella Coppola ha fatto sì che tirasse questa palla senza che nessuno si accorgesse che aveva scagliata verso la rete. Quindi attenzione, massimo vantaggio Erice, più 3. Si riparte, 9 metri battuto. Tanto riceve Laita. Sempre Cobianchi a destra. Jovovic a sinistra. Organizza intanto il gioco Laita. Ecco che esce Broggi. Eva. Però Cassano che ha sentito giocare lontano dai 6 metri. Era un po' l'accelerazione Jovovic. Era un passaggio per Cobianchi, ma l'ha vista coperta per un attimo, per cui ha preferito non passare, ha guadagnato 9 metri. Difesa siciliana molto ben organizzata, facciamo fatica passivo, a trovare marchi, siamo passivo. Sotto passivo praticamente tutti gli ultimi 4-5 attacchi, abbiamo giocato sempre sotto passivo, proprio per le difficoltà evidenti a trovare marchi.
Suggerimento prova uno per scarico Cozzi. Per Gozzi, ma si riassesta subito a difesa, poi tiro da fuori Ricobianchi, ma ancora una volta Berkic neutralizza, anche in questo caso tiro angolato ma non potentissimo, e quindi interviene il semidifensore dell'Erice. Nulla di fatto, attenzione perché Erice sta provando la fuga. Bene in casa, orchestra la manovra offensiva. Attenzione, Iudica, Colombo arriva sui 6 metri, tentativo di scaricare. Oh, brava Cobianchi! Ma intercetta Cobianchi e allontana il pallone perché Coppola da lì avrebbe avuto vita facile. Contropiede Cassano con Laita! Fa tutto Laita, trova lo spazio ma trova anche l'ottimo portiere dell'Erice. E poi sul tentativo di lancio ancora Jovic a impedire ancora una volta la palla arrivi ad Antonella Coppola, quindi Cassano due ottime azioni difensive, però questo tiro di Laita sfortunato e soprattutto siamo difensore dell'Erice che ha intuito il lato scelto dalla giovane Giulia. Tiene le tre lunghezze intanto l'Erice, ma Cassano che attacca Cobianchi. Jovovic, ancora Cobianchi al centro, passa all'ala, ma il passaggio ancora è fuori passaggio, misura. Siamo già al terzo passaggio sbagliato, quindi qualche piccola imprecisione. Partita abbastanza buona, pochi errori, però per ora questi 2-3 errori di passaggio stanno facendo differenza perché l'Erice di canto loro non ne hanno time out, commesso Erice in maniera così evidente, quindi questa volta è Gonzalez Gutierrez che chiama il time out quando siamo al 17° minuto del primo tempo. C'è Bianchi che se la ride su. No, perché cercavo il minuto qui e non lo trovavo, quindi ho dovuto cercare nei meandri delle 15 finestre che ha aperto lui sul maxi schermo. Pensavo stesse ridendo della musica che mette Monica. Va bene, time out in corso. Intanto i coach che danno istruzioni alle proprie giocatrici. Ricordo punteggio 6-9 a favore di Erici dopo un continuo scambio da parte delle due formazioni, quindi prima avanti Cassano, poi Erici, poi Cassano, poi Erici. Adesso Erici sta tenendo queste tre lunghezze, sì. Ci sono già state un paio di azioni per lato e senza che nulla accadesse, quindi è da un po' che resiste questo punteggio. Erici ha sistemato quei varchi che Cobianchi aveva trovato in primi minuti, quindi ha sistemato la difesa Erici. Noi stiamo giocando costantemente sotto passivo negli ultimi 5-6 attacchi, quindi stiamo facendo fatica a trovare la via del tiro, la via del gol, invece Erice continua a segnare con la stessa frequenza di prima e questo ha fatto sì che stiano giocando con la palla del possibile più 4, quindi primo allungo convinto di una delle due squadre appunto per le ospiti. Vediamo se Onelli ha trovato le giuste contromisure. Difesa intanto che rimane in 5-1, risale Cozzi, ruba palla Jovic, vediamo se riesce a sfruttare il contropiede Cassano. Riesce a dominare la palla, va da solo e prende il palo. Peccato, palo. Stavolta non è riuscito a intervenire Berkic, ma la palla si scaglia sul palo. Attenzione, peccato anche due contropiedi sprecati dalle nostre ragazze. Sì. Ora un palo, prima una parata di Berkic. Facciamo fatica su difesa schierata, le occasioni in contropiede, dovremmo sfruttarle meglio. Sarà questa un'indicazione che lo stesso Nelli, siamo sicuri, darà nell'intervallo. Attenzione da Iudica. Fuori, Iudica, ci arriva Bertolino, e va più 4, ma non riesce a fermare il pallone. Jovovic si infiltra, 9 metri, chiedevano qualcosa di più dalla panchina. 9 metri intanto per Eva Broggi che si prepara a rimettere la palla in gioco, si riparte. Laita che dà indicazione. Perché abbiamo iniziato molto bene, ora non riusciamo più a trovare le chiavi per aprire la difesa avversaria, inventarsi qualcosa. Jovic, questo bello scarico per Eva. Beh, movimento prezioso, ottimo da parte di Eva Broggi, ottima la ricezione e anche il modo in cui ha avuto di girarsi. Sì, trovare ottimo l'assist di Zocca e bravissima Eva a danzare sulla linea. Sì, senza ad usare il tutto tra movimento, posizione, ricezione, brava. Segna dopo un po' Cassano, bellissima. Poi ancora Colombo. Finta di passaggio. Sua azione classica, l'abbiamo vista fare tante volte con la nostra casacca, ora ci piange un po' il cuore a vedere la travaglia a posto, però eccola qua,
Non si è fatta attendere troppo Michela Cobianchi, ne mette dentro un altro. Rete numero 8 più 3 per Erice. Intanto bisogna ripartire di nuovo perché non erano in posizione corretta, quindi si riprende il gioco in questo momento sul fischio dell'arbitro. 8-11 il punteggio, 20 minuti del primo tempo, 10 minuti al termine della prima frazione di gioco, poi piccola pausa e ovviamente sotto col secondo tempo. Primi 20 minuti di gioco molto vibranti, ritmo alto, tanti gol, quindi bella pallamano, attenzione, litiga un po' Ravaz, rinciato sì, al tiro, non era preciso, ma quel punto ottimo sì. Mamma arriva, mia, è andata. Sembrava largo questo si passaggio. Si è infilata larghissima, ma da nulla è spuntata Giulia Milan, che accorcia a distanza ed ora palla persa in attacco. Primo errore gratuito della squadra ospite, possiamo segnalarlo. E beh, 9-11 con questa accelerazione. Sono state parate di Nila, ma poche palle perse da parte dell'Erice. Questa è la seconda di consiglio, perché il primo passaggio di Ravaz era decisamente impreciso. Quindi probabilmente anche un po' di stanchezza, si è viaggiato a ritmi molto alti, quindi ci sta che qualche errorino al ventesimo del primo tempo incomincia ad arrivare. Jovovic bello uno contro uno. Strattonate in maniera netta. Ci pensa un po', poi e c'è cartellino giallo. Arriva un giallo però. La panchina del Cassano non è convinta da questa sanzione, nel senso si aspettavano qualcosa in più del semplice giallo. Si riparte intanto. Però partita fino a questo momento corretta, quindi probabilmente gli partita arbitri corretta, hanno assolutamente deciso sì di tenere basso anche il livello di sanzioni. 9-11 il punteggio a favore di Erici, Cassano che attacca. Vediamo anche Nadine in campo, sì, terzino destro. È entrata Nadine Visentin. Jovovic ancora uno contro uno. Jovovic e Colombo si conoscono, hanno giocato insieme una vita. C'è una marcatura attenta, diciamo, e anche molto vicina. Gli è scappata prima che ha causato il giallo, ma ora ha preso le misure. Tanto Gozzi va lì al centro. Bello lo scarico Nadine per Visentin che rientra. Bravissima. Ruba cambio il tempo di direzione. A Gozzi. Fulminio. Insomma, ha fatto cambio con Cobianchi, ma le caratteristiche sono simili. Siamo già dalla parte opposta, però Colombo per Cozzi, ma deve risalire, non c'è spazio. Attenzione però, se lo crea Colombo e poi scarica per Podario, ma grande parata di Nila però su non Podario, ma Iudica, scusate. Tanto rimane a terra. C'era però proprio intervento Iudica da 2 minuti, però sicuramente da tiro dai 7 metri. Tanto si rialza tutto a posto, allora tiro dai 7 metri per Erice sul 10-11, Cassano che si è avvicinato nuovamente, ma opportunità di Erici di metterci una lunghezza ancora di mezzo, di portarsi a più 2. Intanto con il 17 Gorbazuja sulla linea dei 7 metri va a realizzare. Va subito senza pensarci troppo il fischio tiro, rete 10-12. Quindi in campo solo per i tiri dei 7 metri per ora Gorbazuja, la giocatrice estone dell'Erice. 7 minuti e mezzo al termine di questo primo tempo. Cassano che attacca. Laita al centro, Jovovic, ancora Laita, Visentin. Cassano che comunque ha ridotto il gap, si è portata a meno 2 ma anche a meno 1 prima, quindi ha quasi ricucito lo strappo che aveva portato lì, c'è un più 4. Ancora. Ancora in partita, non ha consentito la fuga definitiva. Jovovic credo che abbia commesso un'azione di passi, sì. Che aveva già usato il palleggio, ha avuto la tentazione di palleggiare perché si è resa conto che ha fatto 3 passi, ma si è fermata perché non doveva più palleggiare, ma a quel punto il quarto appoggio deve restituire palla agli avversari e ormai era andata. Dunque giusto così si riprende, Erice che attacca, possibilità del più 3 e insomma ancora una partita ancora in equilibrio, anche se da qualche minuto la testa avanti l'ha messa Erice, prima più 4 poi fino al più 1, ma arriva dall'ala, brava Nila, devia la palla sul palo. Sta tenendo a galla il Cassano, Nila, ovviamente non scopriamo certo adesso la qualità del nostro portierone. Si riorganizza il tutto. Cassano con Light al centro. Cassano che nell'arco tra il 20° e il 25° minuto ha cambiato la linea dei terzini, quindi completamente 3 diverso rispetto al primo tempo, all'inizio del tempo, quindi ha possibilità di fare turnover Onelli, la sfrutta al massimo. Purtroppo Cassano non sta riuscendo a sfruttare il tempo in attacco. Attenzione a Colombo. Nila, attenzione, Nila, palla che rimane a Cassano. Milan.
poi rinuncia alla partenza della seconda fase e poi tensione. Questo è la conferma del vecchio detto sulla palla di prima e seconda fase, non dare mai il pallone ai pivot, vero? Quoto, fa quoto. Va bene, si riprende a giocare, sempre più due, sempre opportunità per Cassano di portarsi a meno uno quando mancano 5 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo. Jovovic cercava, non si capiscono, poi però c'è stato 9 metri, sì, ovviamente il passaggio c'era, ma esatto, era stata spinta via Nadine, trattenuta, insomma. Ci sembrava troppo strano questo passaggio, che il passaggio fosse lì e invece Nadine fosse da tutt'altra parte. Attenzione, da fuori Laita, tiro deviato ma va a toccare a Berkic, quindi va a neutralizzare, rimessa dal fondo, riparte Erice. Attenzione, seconda fase con Ayudica, Colombo non è riuscito a prendere palla in velocità sotto la fermare, ma poi va a conquistare sull'intervento di Visentin. Quindi 2 minuti a Nadine e tiro da 7 metri, vediamo di nuovo in campo Gorbasova. E ancora un tiro da 7 metri, intanto si cambia portiere e dunque tutto pronto quasi, arbitri che si posizionano, tutto pronto, arriva il fischio e arriva il tiro, così, senza pensarci. Ha provato anche a cambiare portiere dentro Sara Piatti, ma il risultato non cambia. E al fischio tiro immediato sotto i piedi del portiere Piatti, nulla può, non 10-13, Erice che allunga nuovamente, Cassano deve fare un altro sforzo per andare in intervallo, se non in pareggio, con un risultato che la vede sotto per ore di 3, ma dovrebbe cercare di ridurre per avere fiducia e affrontare il secondo tempo al meglio. Ancora assist di Jovovic per Boggio, questa volta viene intercettato e poi contropiede per Giulia Losio, appena entrato in campo e subito in rete, numero era 26. C'era il superiore, cioè nel senso c'era l'uomo in più, quindi il portiere era fuori e ne ha approfittato Erice sul rientro del portiere, porta vuota. 10-14. Nuovamente massimo vantaggio Cassano, Cassano sta giocando con l'ex Rapei, quindi fuori Nila per permettere al sesto giocatore in movimento di stare in campo. Cobianchi, Laita cerca Jovovic, uno contro uno, ancora Laita, c'era il passaggio, c'era il passaggio per Eva Brogi, era libera Eva, ma né Laita né Michela hanno visto la linea di passaggio pulita, hanno preferito continuare per la loro strada. Adesso c'è marcatura su Jovovic, passivo, Cobianchi da fuori e risolve così con la sua esperienza Michela Cobianchi una situazione complicata ma risolta al meglio. Tanto c'è una verifica da correggere, la ripresa del gioco, e c'è anche il commissario che sta parlando con la panchina del Cassano. Siamo, va bene, 2 minuti, 27 minuto, 3 al termine del primo set di gioco, e ricidiamo più 3 con la palla del più 4. 2 minuti abbondanti, 11-14, intanto Erice che attacca, possibilità di portarsi ancora a più 4. Attenzione, bene in casa e va Colombo e trova questa però volta gli lascia, gli fa vedere il primo palo Nila, poi lo va a chiudere, gli va dice Vanilla, tira qui, poi io vado lì, e infatti è caduta brava nella Nila, trappola Sabrina Colombo. Brava Nila a invogliare così Sabrina. E intanto Laita, finta Jovovic, va verso il centro, buono il blocco di Eva Broggi, però si muove bene la difesa, poi bello il tiro in doppio appoggio, Laita, ma leggermente fuori, passa vicino al palo ma oltre lo stesso. Attenzione in velocità Colombo, ha capito ancora Jovovic, bravissima a intercettare, si vola, disturbata bene in casa. Attenzione perché qui c'è un disturbo, metri, magari involontario, ma il disturbo c'è. 2 minuti nel correre dietro alla giocatrice, effettivamente la gamba finisce toccare, si toccano i due piedi, però non è assolutamente volontario, ma il fallo viene giudicato comunque da 2 minuti, come giusto che sia, ma non c'era cattiveria da parte di Lorena, questo è giusto sottolinearlo. Eccoci qua, Lisa Ponti alla linea dei 7 metri.
fischio. Un tiro brutto, non so cosa volesse fare, forse voleva dargli effetto, però tra contropiedi e tiri dai 7 metri, insomma, diventa difficile contro una squadra come l'Erice. Ad ogni modo, insomma, un minuto e mezzo al termine del primo tempo, poi altri 30 minuti per ricucire. Intanto Erice che tenterà ovviamente di allungare il più possibile il distacco. Sì. Decide di non giocare l'ex europeo, quindi gioca senza pivot in attacco Erice. Risale Losio, incrocia con Coppola che infatti si è spostata terzino sinistro, poi invasione, invasione Losio, quindi palla recuperata a Cassano, un minuto al termine. Questo può essere una buona cosa, superiorità sì, numerica sì, per ripasse dell'errore della linea del 7 metri. Finire a meno 2, insomma, è comunque una cosa buona per la ripresa. Posiziona Eva dalla parte sinistra del campo, Giulia Laita, Cobianchi, ancora Laita, Jovovic, uno contro uno, arriva sui 6 metri, tenta ancora una volta Berkic, ma non riesce a fermare il pallone. Adesso è importante tenere questi 30 secondi che mancano al termine del primo tempo, tentare di andare al riposo con solo due lunghezze di scarto, vediamo. 25 secondi, questo a disposizione Erice per costruire un attacco vincente. Risale Cozzi. Brava Brogi a prendersi sto sfondo. Sì, buona posizione di Brogi. 13 secondi. Ultima chance per il Cassano, 10 secondi al termine, vediamo se riescono ad arrivare a conclusione. Cobianchi attenzione, viene fermato in extremis, finisce il tempo sul cronometro, quindi sì, ci sarà tempo solo per un tiro franco. Credo che se ne incaricherà Brogi, uno dei giocatori più, oppure Jovovic magari tenterà un tiro di esperienza. Però no, Cobianchi. È la stessa Cobianchi che viene invitata a tentare la trasformazione. Poi c'è Ferrazzi, la più alta del gruppo. E si stampa sul tiro deviato sul muro, che ha costretto Belkic a andare a rincorrere il pallone. Che va, si bene, stava va bene, passando sotto la traversa con una parabola beffarda. Quindi andiamo a riposo sul 12-14. Noi sì, abbiamo... viste le quattro reti di vantaggio, va bene. Ovviamente per Cassano un buon recupero, molto importante adesso il secondo tempo per Cassano e altrettanto per Erice che dovrà tenere botta. Buon insomma, primo tempo, giocato abbastanza bene, anzi sicuramente Erice ha fatto un buon primo tempo, Cassano anche lei non male, pesano un po' più che i passaggi sbagliati che in 30 minuti ci stanno, sono quei due contropiedi e il tiro dei 7 metri, quelle due, tre occasioni nitide con giocatrice solo sui 6 metri, non finalizzate, quando sei sotto di due ne sbagli tre così, potrebbe essere la differenza, quindi deve giocare sui particolari Onelli nello spogliatoio. Bene, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao. A dopo.
Eccoci qua, di nuovo in onda dalla Palattacca, secondo tempo di Castelmagnago, Acci Lifestyle, Erice. Squadra siciliana che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, ora in attacco per cercare di incrementare. Altra bella parata di Nila, impedire una marcatura bene in casa. Parte contropiede Cassano, con Ferrazzi sulla sinistra. Scarica Gozzi. Poi non c'è spazio per la seconda fase, quindi preferisce fermarsi e organizzare. Sempre con Light, Ferrazzi e Cobianchi, in questo caso i tre terzini. Cobianchi, Ferrazzi dal centro, si alza, scarica ancora, cercava un passaggio all'ala, ma buono intervento di Coppola a neutralizzare. Nulla di fatto, rimata con Cassano, chiama schema Laita. Tanto salutiamo il nuovo cameraman, perché è arrivato il nostro mitico Davide Milan. Attenzione Ferrazzi, bel tiro, si alza bene ma non trova lo specchio da porta, palla esce di qualche ringraziamo centimetro. Soprattutto il cine operatore precedente a questo punto, vale a dire la nostra mitica Paola Romeo, che ci ha dato manforte. Sì. Va bene, nulla di fatto, dunque Erice che tenterà ovviamente di metterci un'altra lunghezza di mezzo, vediamo. Sì, Erice ha guadagnato quelle 2-3 reti di vantaggio nella fase centrale del primo tempo ed ora le sta difendendo, allungato a più 4, Cassano è arrivato a meno 1 e si continua su questo mini vantaggio per la squadra ospite. Vediamo se sarà così fino in fondo, le nostre ragazze riusciranno a invertire la situazione. Siamo sotto situazione di passivo, poi c'è stata avviazione in fallo laterale, però sempre ancora sotto passivo per Erice. Attenzione al taglio da destra. Osio. E poi nulla di fatto, si arriva a conclusione del passivo, palla riconquistata a Cassano, può quindi cercare di accorciare distanze. Sono passati 2 minuti e mezzo del primo tempo, ancora nessuna marcatura in questa seconda fase di gioco. E Light al centro che gestisce la regia, attenzione, intanto tiene palla Cassano, sale Gozzi, riceve in questo momento, scambia con Cobianchi, lì c'è un po' di macello, deve risalire Giulia, arriva Laita, c'è un po' di confusione, macello. Attenzione passivo Gozzi per Milan, poi perde la palla, quindi non si arriva neanche a farsi fischiare passivo. Vediamo movimenti sulla panchina dell'Erice, si sta scaldando Dodo Satta, sì, pasticcia. Allora sfondamento di Colombo, mi è sembrato, no anzi era Melina, Gozzi, Sofia Ferrazzi, palla per Nina, l'ultimo passaggio un po' troppo lungo, ma era c'era bella un disturbo, l'idea. Sì. L'idea era di tirare, penso, di Sofia, poi sul disturbo ha cercato di passaggio, esatto, ma era il disturbo è stato tale, per cui anche il passaggio è risultato corto, ma la palla è stata restituita a Cassano. Laita prova a organizzare, fase un po' confusa in questo avvio di ripresa. Cassano che vuole stringere i tempi, ma per ora non è riuscito a concretizzare. Bianchi, Ferrazzi, bello lo scarico per Montoli che si guadagna un bel tiro da 7 metri, credo anche un 2 minuti a carico di Podario. Giocatrice numero 30 dell'Erice che si deve accomodare in panchina per 120 secondi, vediamo Cobianchi si incaricherà del tiro dai 7 metri. Tutto pronto, fischio dall'arbitro. E va, molto preciso. Sì, esatto, ci ha fatto tremare perché la palla pizzica la parte interna del palo e si insacca. Tiro. Pensano che questo campionato sta facendo molta fatica dai 7 metri, a percentuale direi bassa, intorno al 50%, anche oggi 1 su 2. Fatichiamo un po' a trovare regolarità dai 7 metri. Ahimè. Continua ad alternare giocatrici, ora speriamo che Cobianchi abbia trovato la linea giusta. Comunque 13-14, Erice che attacca. Gozzi, passaggio fuori passaggio misura. Gozzi lamentava un disturbo infatti la palla si è impennata notevolmente, ma gli arbitri hanno fatto segno che si può continuare a giocare. Quindi siamo già da parte opposta. Cassano che attacca per possibile pareggio. Possibile pareggio, ancora un minuto di superiorità numerica, quindi si può tentare di sfruttare una giocatrice in più in questo momento in campo. Passaggio a Gozzi, che addirittura s'accentra e guadagna un tiro dai 7. Attenzione, 2 minuti per l'Osio. 2 minuti anche per l'Osio, quindi seppur per poco ci sarà doppia superiorità numerica.
opportunità. Intanto c'è Cozzi che chiede spiegazioni all'arbitro. Ancora Cobianchi si ripresenta sulle linee di 7 metri. Tutto pronto. Arriva il fischio. Esce Berkic. Oh. Oh, palo interno. Questa volta lambisce il palo, ma La maledizione del tiro dai 7 metri nuovamente. L'abbiamo detto prima, stiamo facendo molta fatica e già due rigori sbagliati oggi. Era peccato, era il gol del pareggio momentaneo. Va bene. Nulla di fatto, Erice adesso che attacca. Doppia superiorità numerica, quindi marcatura uomo di Milan su Colombo. Coppola, Cozzi e Judica che girano palla. Brava, brava Gloria a spizzicare il pallone, a farlo rimbalzare sui piedi della stessa Judica, quindi pallone recuperato. Può partire contro il Cassano con l'Aita, punta Cozzi. Bravissima, peccato. Poi arriva il tiro non da posizione molto deviata. Non ho capito se la parata l'ha deviata il portiere. Secondo me sì, un leggero tocco c'è stato, ma poi la palla è uscita dal fondo del campo, quindi rimessa da parte del portiere. Ed eccola qua, ingresso in campo per il numero 78, Domenica, detta Dodo Satta. Si riconfigura l'Erice, dunque Colombo al centro intanto. Giro di palla in corso. Ancora una giocatrice in meno, quindi ha recuperato una delle due. Quindi sta giocando senza pivot, con Coppola spostata all'ala. Colombo cerca penetrazione per via centrale, viene fermata. Cassano che è tornata in 6-0 dopo aver chiuso il primo tempo in 5-1. Il nuovo cambio tattico per Coccionelli. Attenzione, Judica, scarica per Cozzi, palo, un po' di sfortuna. Può essere un contropiede? Vediamo se si sviluppa la seconda fase, Laita, palla a Cozzi, peccato, passaggio bruttissimo. Poteva magari puntare un po' prima su Colombo, poi scaricare all'ultimo sulla chiusura di Colombo, invece ha preferito anticipare il passaggio. Giulia Cozzi probabilmente non se l'aspettava così immediato e nulla di fatto. Cassano che chiude questa doppia superiorità numerica su parziali di 0-0, quindi non ha subito gol, ma non è anche riuscito a marcarne. Rimane sotto ad inseguire con Erice che può allungare più due. Andiamo, Colombo, Judica, si accentra, scarica per Satta, risale, passaggio per Losio, bello. Sta accelerando il gioco e bella conclusione di Judica. Azione no, molto di Sabrina, di Sabrina Colombo è la conclusione. Di Sabrina Colombo è la conclusione, bello, tiro doppio appoggio in movimento. Però azione costruita molto bene perché il giro di palla lungo e prolungato, ma non tanto per, ma proprio per muovere la difesa, e quando Colombo ha tirato lo spazio avanti a sé era ampio. E dunque Cassano che attacca, Gozzi al centro. Prova a scavalcare, trova Satta però che ferma il gioco. 9 metri, Gloria ha già battuto, si riprende il giro di palla. Prova a muovere un po' le giocatrici, Onelli. E prova. Ha provato in doppio appoggio. Sì, prevedibile. Laita però è andata a tirare proprio su Satta, che è la sua vasta di un buon 15 centimetri. E era un tiro sotto passivo. Riesce a recuperare Gozzi? Sì, sulla. No, non è Gozzi. Ferrazzi e Sofia Ferrazzi. Gozzi, sì, Gozzi si era spostato un attimo in mezzo, ora recupera la sua posizione. Però c'è stata una parata di Berkic, quindi annullato il passivo. Può tornare a giocare con relativa calma Cassano, anche se deve recuperare due reti. Oh, Gozzi, bello per il Montoni. Per... c'è stato intervento ancora di Satta, quindi Satta è stata subito incisiva, ingresso in campo soprattutto Fulminia in difesa. Attenzione, siamo di nuovo sotto passivo. Chiama schema light, fa tagliare a doppio pivot Giulia Gozzi. Ferrazzi si alza dai 9 metri e trova l'angolino. Bello! Gran gol di Sofia Ferrazzi. Sì. Molto molto bello. 9 minuti, 14-15 per Erice. Cassano che tenta il pareggio, nel frattempo Erice che tenterà di allungare. Vediamo. Riparte da Cozzi, attenzione, 9 metri. Cercava uno sfondamento Giulia Gozzi, ma invece sarà 9 metri a favore di Erice per questo fallo su Judica.
tanto. Giro palla, Colombo, Satta, ancora Colombo. Incrocia proprio con la stessa Satta. Prova da fuori. Interviene Nila. Pur in difficoltà, era una bella sabongina quella di Dodo. Ma è riuscita a neutralizzare, attenzione. Eh sì, passi di Laita. Sì, sì, passi. Si lamenta Giulia, ma li ha fatti. Cercava una compagna a cui scaricare il pallone, nel frattempo stessa qua, cosa Antonella Coppola, sì. Anche qua. È rimasta, diciamo così, senza opportunità di passaggio, non tutte le compagne erano coperte, purtroppo ha messo quel passo era, in più. Era in elevazione, cercava una compagna a cui scaricare il pallone che non si è palesata e quindi nel momento in cui ricade a terra con la palla in mano è ovviamente infrazione di passi. Nel frattempo rientrata Lisa Ponti in posizione centrale, quindi continua Onelia a giostrare le sue ragazze a disposizione per cercare di tenere il ritmo alto. Cobianchi tiro in doppio appoggio del capitano Michela Cobianchi, che va pareggio 15-15. Finalmente a completare la rincorsa. Partivamo da quel meno 4 della metà del primo tempo e dopo 20 minuti con anche in mezzo intervallo nuovamente parità. Tutto da rifare, 20 minuti al termine, saranno questi 19 dopo minuti, 40 minuti di gioco, siamo ancora qua. Colombo giudica, incrocia con è ancora passi di Sabina Colombo, cercava un incrocio con l'ala, però è partita tardi Melina Cozzi e quindi quando Colombo ha scaricato il pallone aveva già fatto il quarto appoggio a terra. Restituendo palla a Cassano, che ora deve cercare di concretizzare e portarsi inaspettatamente, incredibilmente, in vantaggio. Esatto, dopo 40 minuti c'è l'opportunità per Cassano di portarsi prova a Ferrazzi, tiro deviato, Berkic fa segno che l'ha toccata, provato. Ma l'arbitro ha detto che sì, l'ha toccata, ma quando la palla aveva già marcato in linea di fondo, quindi rimessa dal fondo per l'Amaranto. Ferrazzi, punta Iudica, poi scarica Ponti, finta, Cobianchi cerca spazio, ma si deve accontentare di un 9 metri. Ma sempre buona difesa Ilerie, cioè piazzata lì in 6-0, giocatrici molto alte, adesso c'è anche Satta passivo a alzare ulteriormente l'altezza media, quindi difficoltà e poi passi credo di Sofia, o 3 secondi, però eravamo sotto secondi, passivo, sì. Attenzione al contropiede, Coppola, là è tutta sulla soletta e non può sbagliare, Antonella Coppola, da lì. Qui c'è stata una c'erano rimaste tre giocatori a sinistra, le altre giocatrici sono tornate tutte qui per colpire il contropiede, però alla fine non l'abbiamo superiorità giocata numerica meglio, sicuramente cioè, con sì, Coppola sì, sì. Tutta sola dal lato opposto del campo e si riparte nuovamente per il pareggio. 12 minuti e 35 secondi del secondo tempo, 17 minuti e mezzo da giocare, grandi opportunità per entrambe le formazioni fino a qua almeno, partita che comunque è in equilibrio. Ferrazzi, Cobianchi, Ponti. Prova il doppio appoggio, mezza dove gamba l'ha del portiere messa? Non so se era proprio a sua intenzione colpire mezzo le gambe. Cozzi fa tutto da sola, viene però fermata. Gran gol di Elisa Ponti, nuovamente parità, rientra bene in casa, si alterna con Sabina ancora Colombo, ancora pugno che chiama bene in casa, dunque vediamo come si sviluppa l'azione. Dale Cozzi, arriva Satta, uno contro uno, però deve accontentarsi anche lei di 9 metri, buona difesa del Cassano in questa occasione. Lorena cerca di portare un buon angolo di tiro per Loja, che quando salta era sì posizionata bene, ma altrettanto bene era posizionata Nila Bertolino in mezzo ai pali e neutralizza. Viene fermata da Losio, anche un po' innervosita forse dal tiro precedente. Ad ogni modo, palla in mano a Cassano. Lisa posiziona la compagna al centro della difesa dell'Erice. Attenzione, Cozzi che era in la scoperta, cerca di rubare palloni. Cobianchi uno contro uno, però la meglio a difesa. Erice sta difendendo bene. Veramente un punto di forza dell'Erice, difesa compatta, giocatrici molto alte, quindi aiutate dalla prestanza fisica.
deve provare qualcosa con Bianchi. Cosa ha indovinato? E questo è il classico coniglio da cilindro, perché trova una parabola di tiro. Dove l'ha messa quella palla lì? Dove l'ha messa quella palla lì? Incredibile. Michela Cobianchi, 17-16 per Cassano. Quindi in casa prova un tiro Sornione a mezza strada tra un tiro sottomano e un tiro in doppio appoggio. 17 pari. Sofia Ferrazzi prova a superare tutti, poi arriva Gozzi che incrocia questa bella rete dall'ala. Fiammata improvvisa del match, si stanno scaldando. Faccio fatica a segnare i gol sul tabellino, ragazzi. 15 minuti del secondo tempo, 18-17 Cassano. Beh, ma è una partita veramente infiammata. Stavo guardando per la nostra Michi, sono 8 le reti fino a questo momento. Grande prestazione di Michi. Grande partita del capitano Cassano. Brava. Che ha sempre una rete di vantaggio. Erice che insegue. Bene in casa, scarica per Losio, però deve ripartire. Prova a partire a scalata, attenzione Judica, ha trovato un buon assetto. Nila. Ma Nila ci sta mettendo tanto del suo, ragazzi. Attenzione, è rimasta a terra. Sofia, credo. Grande parata di Nila, non era facile. Ha preso un colpo al volto, forse. Che Judica si era ben guadagnata lo spazio di tiro, ha tirato praticamente sì da lontano, ma senza opposizione del muro, quindi completamente varco, linea di tiro aperta e grande intervento di Nila. E dentro Jovovic per Sofia Ferrazzi. Sì, credo che Sofia sia stata abbia tentato in estremis dopo il suo aiuto, quindi sulla chiusura del tiro. Era nella direzione, siamo nella traiettoria del braccio della giocatrice dell'Erice. Grande frustata di Judica con quel braccio, quindi ovviamente dopo che ha lasciato la palla il braccio va è finito lì. Un metro davanti a lei. Jovovic. Uno contro uno, bruciante. È un 9 metri per il Cassano. Ha lasciato sul posto Satta. Fa segno l'arbitro che non era ancora in posizione di tiro netta, quindi non poteva dare 7 metri, cosa che chiedeva invece Zocca. Riprende il gioco, 9 metri. Di nuovo Eva Boggi per Gloria Montoya, posizione di pivot. Attenzione Cozzi che cerca spesso di rubare pallone sulla linea di passaggio terzino. 9 metri. Bisogna buttare un occhio sull'uscita di Melina. Sembrava persa la palla invece. Che prima o poi un pallone lo ruba. Passivo. Attenzione, però. Passivo. Ponti. Jovovic, Cobianchi, cerca l'uno contro uno. Ancora un tiro in doppio pallone. Questa volta non trova l'angolino, ma tiro in mezzo alla porta facilmente gestito da Berkic. E nuovamente Erice che attacca, la ricerca della parità. E sono passati 17 minuti. Cozzi per Coppola. Che bello. Grande assist di Melina. L'aggancio. L'aggancio della palla è stato meraviglioso, in caduta. Gol referto per Antonella Coppola, ma gran parte del merito va a Melina Cozzi, perché azione Giulia Milan. Giulia Milan aveva parato Berkic, ma poi la palla le carambola alle sue spalle. Non Giulia Milan mi sembra 100%, sì. 100%, brava. Si fa trovare sempre puntuale all'appuntamento per segnare dalla sua posizione. 19-18. Il punteggio 12 minuti. Siamo a 4 su 4 per Giulia Milan, anche per lei. Grande prestazione. Attenzione Satta da fuori. Bertolino oggi c'è neutralizza alla grande. Bertolino. Attenzione, questa volta è Satta che va a scontrarsi con Eva dopo il tiro. Ma siamo già alla parte opposta. Jovovic per Lisa Ponti. Tiro non angolatissimo. Contropiede per Cozzi. Nila Bertolino c'è. Mamma mia, time out di Ionelli, perché mamma mia che partita. C'erano ragazzi. Un po' di azioni confuse da parte dall'altra, quindi Cassano ha fatto un grande sforzo per recuperare il pareggio, anzi per portarsi in vantaggio, quindi Ionelli preferisce fermare un po' le cose, chiacchierarci su. Straordinarie le ragazze in campo per entrambe le formazioni. Stiamo vedendo una bella partita, molto combattuta. Cassano adesso avanti di una lunghezza, ma mancano ancora più di 10 minuti al termine. Dunque, come ben sappiamo, si tratta di un vantaggio così esiguo che nulla si può dire. Anzi, probabilmente quello che può succedere è un continuo ribaltamento di fronti fino alla fine. Dunque, saranno 10 minuti di fuoco. Intanto gli allenatori impartiscono
istruzioni alle proprie giocatrici. Approfittano intanto anche per prendere un po' di fiato. Partita che è stata davvero intensa, Luca, direi. Ritmi alti fin da subito. La fase di studio è durata giusto quei 30 secondi che le ragazze si scambiano 5. Pochissimo, devo dire. Poi sono partite a randellate, e a randellate siamo arrivati fino a qua. Poi nel primo tempo c'è stato qualche rino in più da parte di Castano, in quel secondo tempo invece le squadre un po' più precise, magari qualche gol in meno, però anche dei bei gol dal punto di vista stilistico. Quindi partita veramente interessante, vibrante, bella, sì. E poi soprattutto appassionante, perché siamo qui a 11 minuti e mezzo al termine e ancora le squadre non hanno chiarito chi è nettamente favorito rispetto all'altro, anzi sono praticamente in parità, una rete a vantaggio Cassano. Meritano entrambe le formazioni sicuramente. Tanto è Cassano che procede, arriva Cobianchi, Cozzi. Diciamo di buono il Cassano ha girato più del match, perché sembrava l'Erice in controllo con quel vantaggio, seppur minimo, si è toccato la punta più 4, però il Cassano era lì. Ora quantomeno il vantaggio minimo dalla parte delle padrone di casa, ma è tutto effimero. Attenzione, perché tante volte per la mano. Siamo passivo. Sotto passivo. Cobianchi, Jovovic prova a scartare ancora uno contro uno, ma viene fermata da Colombo. Siamo sempre sotto passivo, ma credo ci che sono si dovrà andare di chi, al tiro diretto. Di prova Cobianchi da fuori, palo, peccato. Recupera brava la palla Giulia. Milan. Questa si chiama fame di palla. Brava, brava. Chiaramente, può essere, una... sai che può essere uno di quei recuperi che può fare la differenza, eh? Dovrebbe essere un pallone pesantissimo, anche dal punto di vista morale, diciamo, perché eravamo sotto passivo, tiro sbagliato, ma recuperare quel pallone è tanta tanta roba. Si è sacrificata Milan, perché si è proprio buttata per evitare che la palla uscisse. Ora tanto. Sarebbe importante concretizzare, trasformare in una rete questo bel recupero di Giulia Milan. Posizione a pivot, Jovovic, posizione centrale. E siamo di nuovo sotto passivo, però attenzione. Jovovic in palleggio, Cobianchi tentato di scaricare su Milan, che però nel frattempo stava incrociando dietro di lei, peccato. Nulla di fatto, ancora Eric alla ricerca del pareggio. E intanto arriviamo al 20° minuto del secondo tempo, proprio in questo istante. Eccoci qua, 10 al termine, ultimo sesto di gara. Bene in casa. Per Colombo, Satta, palleggio, scarica per Ramaz, che però riesce, non recupera però il pallone, lo spinge in fallo laterale. Non riesce a conservarlo e dunque nulla di fatto. Ancora Cassano che attacca. Necessaria azione da finire con una rete. Jovovic si guadagna un 7 metri, attenzione. Palla plane Jovovic. 2 minuti per Ravaz, che era andata al raddoppio dopo che Jovovic ha superato Sabina Colombo, e però l'ha fatto in maniera fallosa, grave, ritenuta dall'arbitro. Quindi 2 minuti per la giocatrice numero 28. Michela Cobianchi, che non si fa intimorire dall'errore precedente. Brava Michela. Si ripresenta sulla linea dei 7 metri e va a trasformare. Ventuno minuti, 9 minuti al termine. Cassano su di 2. Cassano lunga, che si riporta più 2. Erice che si organizza. Tanto Colombo al centro di sale. Cozzi riceve. Vieni in casa. Lungazione dell'Erice che sta giocando Colombo in meno. Colombo viene in casa e prova di nuovo tiro di prima, ma è pronta a Bertolino, perché la palla era passata in mezzo alle maglie difensive. C'ha quella frustata laterale, prima era andata a segno, in questo caso invece Bertolino riesce a chiudere lo specchio della porta, quindi tiro meno angolato rispetto a prima, ha dato il tempo a Nila di intervenire. Nila che ha tanto merito dell'attuale punteggio. Ha fatto magari meno parati rispetto al solito e neanche così eclatanti evidenti, ma di sostanza. Attenzione Jovovic, in fazione di passi, cercava una compagna a cui passare il pallone. Però lo fa facendo 4 poggi a terra, quindi non si può fare. Cassano che spreca la palla del +3, attenzione. 8 al termine in questo momento. Erice che attacca. Notavo
nelle file dell'Erici ben 4-2 minuti. Eh sì sì, per giunta sono tutti in fila. Contro, esatto, contro uno del Cassano. Va bene, tanto ancora una volta Erici in attacco. Esaurita l'inferiorità numerica, sono rientrate in campo tutte le giocatrici per l'Erici, quindi può attaccare a ranghi completi. Siamo anche nella stessa situazione di prima. Cerca una compagna, contropiede Cassano per Jovovic. Ecco. Tenta l'estremo tentativo in pelle d'orso, ma Jovovic non si fa ingannare. Time out Erice. E intanto per Cassano queste sono le azioni che sì, chiaramente quando aiutano ad allungare il passo, no? Chiaramente con la difesa schierata abbiamo grosse difficoltà, tante volte abbiamo giocato sul passivo, quando riusciamo a giocare in prima e seconda fase è decisamente meglio. E su un nuovo vantaggio più 3, quindi a brivido del match che si è completamente capovolto, coach Gutierrez è costretto a chiamare a sua volta il time out per cercare di tamponare e metterci una pezza. Assolutamente sì, e dunque time out 21-18 quando mancano 9 minuti scarsi forse al termine del match. Più 3 Cassano, non è ancora nulla di stabilito, indubbiamente è una buona posizione, ma come sappiamo, come già detto più volte, la palla a mano, punteggio basso. Servono pochi minuti perché finora abbiamo un parziale di 7-4 a favore del Cassano dopo il 12-14 al primo tempo, quando mancano 8 minuti, quindi le squadre hanno avuto magari un po' più di bacino, meno reti, però il Cassano è riuscito a, dicevamo, invertire le sorti del match, quindi da minimo vantaggio Erice, cioè siamo a minimo vantaggio Cassano, ma l'abbiamo detto tante volte, 3 reti a 7 minuti dal termine sono ancora una situazione molto effimera e in divenire. E intanto si riparte, anzi 7 minuti e 20 secondi al termine, difese queste fondamentali per Cassano, altrettanto gli attacchi di Erici. Di nuovo Judica in campo con Benincasa e Colombo, 3 terzini in questo momento. Cozzi risale dal centro. Nila ha preso 2 rimbalzi, poi intanto però il gioco era fermo. Colombo scarica per l'ala, Ravaz che gestisce un po' la palla, deve ricominciare, ancora Colombo. Buona la difesa, prova del Cassano a velocizzare. È importante Colombo, difendere ma così per Cassano, sì. Eh sì, adesso Cassano deve giocare un po', non eccessivamente, ma un po' con il cronometro passivo. Intanto Colombo da fuori, e anche per lei tanta classe, tanta esperienza, tira anche lei fuori il cenino dal colindo, perché questo gol è veramente importante. Situazione difficile per la sua squadra, sotto di 3, sotto passivo, si inventa un gol all'angolino dove Nila si allunga ma non può arrivare. 21-19, 6 minuti e 13 secondi al termine, mai volge al termine questo match entusiasmante. Continuo ribattamento di fronti, intanto la palla Gozzi deve risalire, viene spinta, quindi si prenderà con 9 metri. Cassano, abbiamo detto, deve giocare un po' lungo passivo con il cronometro, ma non eccessivamente, infatti siamo già sotto passivo, non può cincischiare troppo. Ponti in doppio appoggio. Ponti anche per lei, non ha l'esperienza, ma la classe a sufficienza anche lei per inventarsi Ravaz questo gol. Ravaz intanto restituisce in autonomia, azione personale di Ravaz che si riscatta dall'errore precedente. 22-20, mancano 5 minuti e mezzo. Lo sapevamo che si sarebbe infiammato ulteriormente al termine questo match. Pochi minuti, tanto 2 reti di vantaggio, sono poche. Jovovic, cambio direzione e va! Altra invenzione di Jovovic. Attenzione perché è parte veloce Erice, ma riesce a rientrare Cassano, quindi riesce così a fermare la seconda fase. Le squadre sono un po' stanche, vediamo magari meno azioni corali ma più invenzioni delle singole. Però che invenzioni ragazzi, abbiamo visto le ultime 3 reti, una più bella dell'altra. Benincasa Judica litiga un po' con la palla, deve fermarsi per recuperarla, quindi perso tutta la velocità, deve ricominciare da campo. Benincasa prova a dare ordine, si riparte da Cozzi e ancora non ci siamo, passivo. Deve accelerare i tempi, Judica, attenzione, si presenta, tiro incrociato. Contropiede? Ah no, si ferma Nila, abbiamo sì, già dato per scontato. Stava per lanciare sia poi. Sia io che Milan avevamo dato per scontato.
non ha visto la linea di passaggio pulita, quindi ha preferito tenere palla, azione importante. Siamo a più 3, però vedo Davide, scusa, 23-20, io vedo sul tabellone 23-20 il punteggio corretto. Lisa Ponti, Cobianchi, Jovovic. E intanto fischia, Jovic è andata a più 4, ma c'è sfondamento, invasione di Eva. Sì, quindi chiaro il fischio dell'arbitro, o blocco irregolare, invasione, vanifica questa bella azione di Jovovic. 4 minuti al termine, Erice deve accelerare, Cassano deve tenere. Non può indugiare oltre, deve fare un gol al minuto e non subirne. Judica da fuori, stoppata, e poi la palla si perde in fondo, quindi doppio stop a quattro mani tra Montoli e Broggi. Però il gioco è già ripreso, attenzione, palla a Coppola. Tiro dai 7, 2 minuti per... Palla importante nelle mani di Antonella Coppola, che si guadagna un tiro da 7 metri e soprattutto un 2 minuti a carico di Giulia Milan. 26 minuti e 28 secondi, 3 minuti e 32 secondi al termine, 23-20, tiro dai 7 per Erice. E sempre Gorbaseva, credo, è entrata solo a tirare 7 metri, quindi probabilmente per lei problemi fisici che l'hanno impedito di giocare dal campo, ma viene utilizzata per i tiri da 7 metri. E fuori. Questa volta fuori, veniva da un 2 su 2 e deve accontentarsi di un 2 su 3. Peccato per Erice, questo chiaramente era meglio segnarlo. Questo è un errore che potrebbe essere pesante al termine, ma aspettiamo. 3 minuti e mezzo. Ah, palla buttata via, incredibile. Incredibile. Un brutto errore. E di qua c'era un uomo in più. E intanto rete. Di Antonella Coppa, non perdona. Brutto errore prima dell'Erice che spreca i 7 metri, poi il Cassano regala una palla sulla rimessa dal centro. E si riapre il gioco, perché due reti, tre minuti, si riapre di nuovo. Si va in sofferenza fino alla fine, sapevamo che il risultato sarebbe stato in bilico fino al termine, speravamo che quel più 3 potesse mettere un po' più di tranquillità, ma la pallamano è questa, signori, quindi bisogna soffrire fino al 60esimo. Lo fanno le ragazze in campo, lo facciamo noi microfoni e lo farete anche voi che ci ascoltate. Mi dispiace, ma dovete aspettare fino alla fine per scoprire chi vincerà questo match o se a un certo punto le due squadre si divideranno a posto in palio. Vediamo. Andiamo in cronaca. Due e mezzo al termine. Che attacca. Jovovic, Ponti, Cobianchi spostata a sinistra. Oh, che rete. Va a realizzare e credo che si sia guadagnata anche una sanzione di 2 minuti per Judica, attenzione perché questa è anche una pedina importante per... Sì, perché a questo punto è parità numerica, anche se ovviamente c'è più spazio in campo, quindi si apriranno magari maggiori opportunità sull'uno contro uno e poi sul giro di soprattutto palla veloce. È una giocatrice importante per Erice che dovrà rinunciarci fino a quasi al termine, perché rientrerà lei o chi per essa quando mancheranno solo 20 secondi. Ed ora c'è time out di Gonzalez Gutierrez, perché ora la situazione per Erice è critica, non irrecuperabile. 2 minuti e 13 al termine, 3 reti di scarto, sono in attacco. Il tempo è poco, ma le reti sono comunque poche quelle di vantaggio, quindi tutto può succedere ancora. In teoria siamo oltre il break even, però oggi non me la sento di giocarmi questa carta. Quando il break even è oltre di così poco, bastano un contropiede, una palla persa ed è tutto come prima. Quindi davvero bisogna puntare a stare concentrati per Cassano, ma anche per Erice, dare il tutto per tutto. Ricordiamo che Erice quest'anno viene da 4 pareggi, quindi non sono nuove a rimonte in extremis con una palla infuocata all'ultimo minuto, quindi sanno sicuramente gestire questi palloni che scottano, non dobbiamo dargli possibilità di poterlo fare. E allora andiamo a goderci questi ultimi 2 minuti di gioco, partita veramente interessante, divertente, veloce, infiammata in più occasioni, incluso questo finale. Il gioco, Cozzi cerca penetrazione per via centrale ma viene fermata, siamo già ripartiti, Coppola, fa Coppola, giocatrice esperta quando la situazione è complicata. 22 secondi e Cassano recupera il 2 minuti. Cassano coraggioso, Unelli, perché gioca l'extra player, c'è una giocatrice in meno anche per Erice, quindi gioca l'extra player per avere una giocatrice in più. Decisione coraggiosa di Miss Unelli.
come si usa dire, che viene, la miglior difesa e l'attacco, caro Luca, che viene premiata perché proprio la giocatrice in più permette a Jovovic di andare sull'uno contro uno sull'unico difensore che era stato isolato dalla superiorità. Sono tre reti, un minuto e mezzo, Eric sì, che sta facendo di tutto, ma anche Cassano che difende con tanta, intanto c'è l'intervento del commissario, quindi probabilmente ci sarà una sanzione per la panchina del Cassano, presupponiamo. Ma intanto c'è sanzione per la panchina del Cassano, giallo. Ma cosa più importante, ha permesso a Erice di fermare il cronometro. Va bene, 1 minuto e 19 secondi, tre reti di vantaggio per Cassano. Sono momenti veramente frizzanti. Colombo, Ravaz, e va, che trova una bella rete. Bisogna stare attenti, due reti, sembrerà finita, incredibile, manco un minuto, ma tutto può succedere. Gestire al meglio questo possesso palla. È importante tenere la testa iperconcentrata, non azzardare nulla, fare le cose sicure. Uno al termine, giocare con calma, tranquillità, al limite del passivo, invece di aspettare che arbitri chiamino a passivo. Jovovic su Colombo, palla Gozzi, risale Ponti, eccolo qua, il passivo. Jovovic, arriva la conclusione. Con questa direi... E mette la parola fine, crediamo. Direi di sì, a questo punto qui cambia tutto perché azione di vantaggio, ben costruita, con calma. Colombo, attenzione, due minuti per Montoli. Sulla spinta la giocatrice Colombo dell'Erice, quindi tiro dai 7 metri guadagnato quando mancano 32 secondi al termine. Vediamo. Allora, Cassano entra intanto prova, Alice Milan in porta, esatto, prova a mandare Alice Milan dopo sia il tiro, che vediamo che sarà di Antonella Coppola, tiro dai 7 metri. Non è nuova a parare tiri dai 7 metri e alla fine riesce, palla a fil di palo, si insacca per il 26-23. Tempo è poco, le reti di vantaggio sono due, ovviamente sale l'Erice alla conquista del pallone, bisogna veramente essere brave a conservare il possesso di palla. Palla persa, ah no, è palla per Cassano e finisce qua intanto, e vince Cassano intanto a posto, sì, l'arbitro, perché non si capiva bene, no, no, se poteva terminare il c'era gioco, c'era una punizione dei 9, neanche 9 metri, una punizione rimessa in gioco per il Cassano, ma ovviamente Jovovic ha fatto segno all'arbitro, eviterà anche di tirare, ci accontentiamo del 26-24. Cassano che vince una partita sofferta, che ha visto l'Erice a un certo punto guadagnare un vantaggio di 4 reti, ma le nostre ragazze hanno stretto i denti, hanno rincorso per 20 minuti, hanno speccato anche 2-3 volte la palla del pareggio, ma poi quando l'hanno raggiunto hanno messo la freccia, sono scappate via, non in maniera definitiva, ma quel vantaggio minimo che le ha portate a vincere la partita con 2 reti di vantaggio, 26-24. Complimenti alle ragazze del Cassano, complimenti ai ragazzi dell'Erice, perché abbiamo visto una bella partita emozionante, vibrante, combattuta fino all'ultimo, ma Cassano che continua a sognare, si è assestata ormai al sesto posto e praticamente qualificazione alla Panalletti Coppa Italia conquistata matematicamente, e grande prestazione delle nostre ragazze, complimenti. Assolutamente, intanto complimenti anche a tutta la crew che ha gestito la diretta di quest'oggi, ringraziamo Davide Milan alla telecamera, Monica Battaglia alla musica, Davidone Bianchi alla regia, il mitico Luca Basile e l'incommensurabile Cristiano Baggion. Noi vi diamo appuntamento a fa un paio d'ore, quando su questo stesso Gerflor scenderanno in campo Cassano e Merano per la Serie A Beretta maschile, 12ª giornata, e per ora ci congediamo con il consueto buona palamano a tutti. Ciao!